zia, intanto, gli uomini aspettavano Natale, facendo la partita a carte e bevendo un bicchiere di buon vino. Proprio ieri
rimane solo. No, una lettera. Che per me Alen Piberca non poteva capire per sta vigilia. E ne una di chi, la tela la calinera la tocca al cuo. Perché? Alle mie servizio, non tocca al cuo. L'elenco. Tam la fai anche lì. E lei un po', va. L'esra. Vabbè. Io sono in chiesa in l'esra. Vabbè. Guarda, allora. E la l'esra, poi altro guarda. Sì. Guarda, carissima madre, e carissima madre, è con grande piacere e contentezza. Ho ricevuto oggigiorno notizie del vostro ottimo stato di salute. Mi ha fatto molto dispiacere nel sentire che non ricevete mie notizie, che io, il quale vi giuro, che ogni settimana vi mando mie notizie e non posso capire il motivo che non le ricevete. Caro padre e cara madre, vi voglio proprio narrare la vita che io passo già da un mese. In terza linea non c'è da lamentarsi tanto, perché siamo un po' più tranquilli dall'immagine. Per il mangiare possiamo resistere. Abbiamo il caffè alle 6 del mattino, poi alle 10 brodo e carne, alle 2 di nuovo il caffè e alle 5 la minestra. Poi si fa una pipata e poi si va a letto. E anche in questi giorni si può comprare qualche fiasco di vino, che sono 2 litri, al prezzo di lire 2,5. E a 3 lire il vino usuale. Caro padre e cara madre, i più crudeli sono stati 4 giorni in prima linea, che ci troviamo alla distanza di 300 metri dal nemico. Bisogna stare tutto il giorno nel nido, come i topi, perché questi vigliacchi di austriaci, appena vedono una testa italiana, hanno subito pronto il suo ciumpun ciumpun. E qui il mangiare è crudele. Abbiamo carne e arancio alle 3 di mattina e una tazza d'acqua e poi niente fino alla sera, alle 9, che abbiamo una tazza di caffè e il cambio sempre di notte. Insomma, si fa una gran fame e sete, oltre più di essere in pericolo. Ma ormai siamo costumati a questa vita e non facciamo più ostacoli. Avrei tante altre cose da dirvi, ma non posso esprimerle, perché non si può. La nostra vita è di fame e di sete, pericolo di morte, e siamo anche carichi di pidocchi. Fatemi sapere le notizie del fratello Ernesto, perché qui abbiamo la novità dei giornali che hanno chiamato la sua classe, ma non si sa quando. Aspetto una risposta e vostre notizie. Io sto con la buona speranza di vederci presto, voi tutti i miei parenti e la mia cara amorosa, che penso sempre. Torna presto, Pipato, torna presto! Spero proprio di tornare presto. Che ritrovi, che intenti, Pipato, e porinante e si chi per il festo di Natale a festeggiare con noi. Mi raccomando, Pipato, torna presto! Che noi è spicciuta! Insomma, chi è spicciuta? Di chi arrivato? Sono collega! Voi è come mi cerca meglio? Oh, cattolino! No, qui a chi arriva? No, dai un bel bicerpino! No, dai da me! Dai da me! Vedi che fuma prendi, si vede!
Carlino, vieni. Io sì, sai! Cambiavano casa.